Cioè, tutti i miei film sono sul canale con Lina, o nella cucina di Lina, per meglio dire. Allora, oggi cosa facciamo? Oggi ho dei bei polpi. Guardate un po', che bei polpi. Sono tre piccolini. Io li faremo a pugnata. Sono stati già puliti, arricciati, come si dice, che li sbattono sugli scogli, per renderli più morbidi. Due, io li ho solo lavati, sono già pronti all'uso. Tre, allora tre polpi, così. Poi ho delle patate. Ecco qua, patate rigorosamente con la buccia faccio io. Tolgo le parti più. Vedete? La patata, la taglio a metà. Ok? E la faccio a fettine. Non so se si vede, purtroppo non sono attrezzata bene io per la cucina. Allora, le potete tagliare come volete, comunque a fettine piuttosto grosse. Ecco, mettiamo tutto insieme. Ok, ecco qua. Mamma, questo è il tuo contenitore. Sono figurato. Mi piace. Pisa la seggia, stiano. Sì, pisa la seggia. È da fuori. Sì, infatti me la butto là. La devo usare, la butto là. Devo uscire da qua. Ok. Che vuole venire a casa di nonna. Va bene. La nonna sta facendo la videoregista. Dunque, quando registro te lo dico. Capito? Non stai. Capito? Stai sudato. Stai mettendo una ruota. Mi sta dicendo una No. ruota. Oh, più che tende in ora. Ciao. Ciao. Capito, Luca? Ma non bravo. Grazie.
mangiare con i bambini. Come sto registrando? Fai l'amore? Cipolla, una bella cipolla grande. E sapocettoni, due carote. E una bella manciata di pomodori. Ok. E questo è tutto per il momento. Allora ricordiamo: 3 polpi, 3 patate belle grosse, lasciate con la buccia, lavate per bene e lasciate con la buccia, tagliate a pezzettoni. Una carota e 2 carote, scusatemi, 2 carote, una cipolla bella grossa. E una bella manciata di pomodori. Questo è tutto. Allora, lo metto sul fuoco tutto insieme, accendo. E adesso devo andare a bere un po' comunque. Dobbiamo... Allora... Sale non ci serve perché i polpi sono freschi, non ci serve questa cosa alla fine, poi se ci vuole vediamo. Allora, questo minimo un'oretta devono cuocere, anche di più. Vediamo un po', perché sono polpi freschi. Poi il resto delle spezie le mettiamo dopo, alla fine della cottura. Ok amici, a dopo. Adesso è arrivato il momento di mettere le spezie, le verdure chiamate, non so, e metto di stagione. Allora, basilico, foglia d'alloro, sedano, prezzemolo, aglio a piacere, e basta così. Adesso le aggiungiamo, ecco, le aggiungiamo e lasciamo cuocere tutto, fino a fine cottura. Ed ecco il nostro polpo impiattato. Ok, dopo un'oretta e mezza di cottura, perché più o meno ci vuole tanto col polpo fresco. Se il polpo è congelato ci vuole anche di meno, però questo era polpo fresco. Dunque un'oretta, più di un'oretta e mezza l'ho tenuto a cucinare. Ok, e niente amici. Quindi non so come lo fate voi il polpo, io lo faccio così. Semplice, all'ultimo ci aggiungo un filo di olio d'oliva. Ok, era l'unica cosa che mancava. Ok, grazie a tutti per la visione, al prossimo video. Ciao ciao!